Lavorare sui giovani per fare in modo che le violenze sulle donne non accadano più. Sono queste le premesse delle innumerevoli iniziative promosse dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Rimini. I dati più significativi sono che noi in questi 3 anni abbiamo accolto, soltanto per quanto riguarda lo sportello Daphne, 62 donne che sono state seguite dall'inizio alla fine in tutto quello che è il loro percorso di uscita dalla situazione di violenza. Quindi noi le abbiamo accolte, offrendo un sostegno psicologico, aiutandole a rendersi conto, a prendere piena consapevolezza della situazione che stavano vivendo, e poi le abbiamo accompagnato in quello che, come dicevo, era il percorso di uscita, per cui la ricerca di una sistemazione alternativa, di una casa, la ricerca di un lavoro che potesse permettere loro di essere economicamente indipendenti. Noi abbiamo accolto tutti i tipi di fasce di utenza come accoglienza, quindi come punto di approdo a quella che è la rete Daphne, che è poi distribuita su tutto il territorio della provincia di Rimini. Nello specifico la Casa delle Donne si occupa di seguire quelle donne che hanno più di 45-50 anni e che non hanno figli o hanno figli maggiorenni. Sì, casi eclatanti ce ne sono stati tanti, donne spinte giù dalle scale che hanno avuto vertebre, ossa, femore rotti con periodi di rieducazione e di recupero funzionale, a volte neanche poi riuscito pienamente, ossa rotte, trauma cranici, ma questi sono quelli forse più evidenti, ma ci sono i danni molto gravi anche quelli conseguenti dell'abuso psicologico, tantissime forme, malattie psicosomatiche, apparentemente anche non correlate, come può essere una bulimia, un'anoressia, il cancro, l'infarto, la psoriasi, per dirne anche una più leggera. Tante di queste malattie psicosomatiche, poi andando a parlare, a fare dei colloqui più approfonditi con le donne, si è visto erano fortemente correlate ad una situazione di abuso, di violenza psicologica che queste donne stavano subendo da tanti anni anche spesso. Si è svolto in mattinata al Teatro degli Atti di Via Cairoli l'incontro con i ragazzi delle scuole superiori. Diverse le iniziative e i momenti di discussione. Questa giornata contro la violenza alle donne, e penso insomma, che sia l'occasione in qualità di amministratore di fare affinché l'opinione pubblica, in particolare la politica, noi stessi amministratori, ci prendiamo la responsabilità.